siamo all'esterno della chiesa di San Leonardo, una chiesa risalente al 1200, una chiesa frequentata da diversi organi monastici, in tanti si sono alternati presso questa chiesa. Ed accanto alla chiesa di San Leonardo vi è una volta era chiamato ospedale da Hospitalis, quindi una struttura che era un tutt'uno con la chiesa, poi è stata distrutta e ricostruita. Una volta si accedeva dalla chiesa direttamente, vi era una scalinata che forniva ricovero a tutti quei fedeli che transitavano per la chiesa di San Leonardo per proseguire il loro cammino verso Monte Sant'Angelo. Erano crociati e fedeli che andavano a farsi benedire a Monte Sant'Angelo prima di iniziare poi le crociate. Una tappa fondamentale era San Leonardo nel loro cammino nei luoghi di culto, importantissimo chiaramente la Basilica di San Michele Arcangelo, e questo è l'ospedale, chiamato così ospedale per ospitalità. Abbazia del XII secolo, è stata distrutta, poi ricostruita. Vi era un crocifisso ligneo importante che nel 1860, poi dai frati francescani, è stato portato presso la chiesa Santa Maria di Manfredonia ed è stato restaurato. Una chiesa importantissima anche per le caratteristiche artistiche di questa chiesa, molto ma molto frequentata. Ed è il 21 giugno, giorno in cui in questa chiesa si verifica un fenomeno: vi è un foro sulla volta della chiesa, un foro gnomonico, dal quale nel solstizio d'estate, che è proprio il 21 giugno, quando il sole è nel massimo dell'altezza, quindi perpendicolare rispetto al suolo, vi è un raggio che attraversa questo foro e poi si nota, lo vedremo in seguito, si va a collocare tra le due colonne all'interno della chiesa. Un fenomeno bellissimo, importante, famoso. Non sono tante le chiese che hanno la possibilità di vedere questo fenomeno e fra un po' lo vedremo. Sono le ore 13 e quindi in questo momento possiamo vedere con assoluta perfezione il raggio di sole che dal rosone, quindi dal foro gnomonico situato sotto la volta della chiesa, raggiunge in perpendicolare il pavimento tra le due colonne.